andiamo! E andiamo! Siamo ai quarti di finale di Europa League! E stasera si gode, poi domani mattina strizza il culo perché non si sa chi beccheremo, ovviamente. Io, no, non l'ho già fatto i sorteggi di Europa League, ho fatto quelli di Champions, ma domani mattina, non so se qui sul primo o sul secondo canale, usciranno. Quindi preparatevi e poi ovviamente la mia reazione, la mia classica reazione, scopriremo chi beccherà la Roma. Ciao! 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 Borca Majoral! Borca Majoral, ragazzi! Oh, ne famo un altro! Ne famo un altro! Dai! Sono troppo casato, sono troppo contento. Regà, non ci dava la lira nessuno. De tutte le squadre c'è, la Roma, quest'anno arriva settimo, ottavo. Sì, per carità, ci abbiamo dei limiti, però con tutte le aspettative, Champions League, delle squadre che finora siamo l'unica squadra europea, sto a sputare come un lama, qualificata in Europa, cioè l'unica squadra che sta ancora andando avanti, aspettando stasera il Milan. Vi faccio un grosso in bocca al lupo. Fino a che non se beccamo contro, ovviamente, poi nemici come sempre, amici quando non ci dobbiamo scontrare. Mi piace per questa vittoria che domani vi pubblico la live reaction di questa partita, non so se sul primo o sul secondo canale. Iscrivetevi, attivate la campanella, stessa cosa sul secondo canale YouTube, appunto perché canale di calcio parallelo a questo. Sto sentendo male, manco fosse una sconfitta, io... O me incazzo troppo o me eccito troppo. Sono fatto così, che ce devo fare? Fatemi ben gocciato. Questo oggi dovevamo fare. Noi dovevamo giocare una partita cercando anche un po' di limitare le forze. Però sono onesto, quando ho visto l'atteggiamento offensivo da parte dello Shakhtar che cercava di premere, ero un po' preoccupato, perché tra me e me dicevo: ma staremo facendo la cosa giusta? Non è che magari dobbiamo sprecare un po' più di energie e impostarla anche un po' più sul possesso palla, sulla gestione, perché abbiamo lasciato parecchio il pallino del gioco in mano agli avversari, cercando di controllare la situazione, però alla fine, ragazzi, la solidità, la compattezza, abbiamo fatto scorrere minuti preziosi. Ovviamente, fossimo passati in svantaggio nei primi minuti o nel giro di poco, probabilmente Fonseca dice sì, ci abbiamo ancora il vantaggio del 3-0 dell'andata, magari avrebbe cambiato atteggiamento. Quindi onestamente, quando c'è da criticare Fonseca, sono il primo a criticarlo. Stanno ripassando il gol loro, ragazzi, e vabbè, no, è disattenzione difensiva nostra. Mancini e Cristante che lasciano completamente solo Junior Moraes, se non vado errato, che decapoccia, butta la palla in rete. Sti cazzi che hai segnato. L'aggregate dice che stiamo tanto a poco e sono contento così. Per domani, raga, ecco che voglio vedere. Sì, dai, ho fatto così sul tablet. Peccato che è chiuso. Scusate, Lecce d'Azione. Barbarese. Voglio vedere una cosa importante. Risultati delle altre partite. Ragazzi, situazioni abbastanza in bilico. Situazioni molto, molto particolari. Poi, ovviamente, domani, quando vado a fare i sorteggi, vi parlerò un po' delle possibilità della Roma, di chi ho paura, delle squadre che ho paura. Ed è quello che potrebbe accadere. Ovviamente manca la partita del Milan e altre tre partite che giocheranno questa sera. Comunque non perdetevi il post partita, perché farò ovviamente come sempre un discorso alquanto dettagliato. Ma sono sbagliato, ho cliccato sulla partita del Milan. Ragazzi, sono felicissimo per Borca Majoral. Mi è piaciuto l'atteggiamento del secondo tempo, ma in realtà siamo stati favoriti dallo Shakhtar stesso, perché appunto dicevo, Fonseca l'ha impostata sulla difensiva e sulla ripartenza. Sul primo tempo Shakhtar che attaccava, però lo faceva sempre con moderazione, cercava sempre di non scoprisse troppo. Nel secondo tempo, dal momento in cui all'andata devi recuperare tre gol, devi recuperare tre gol e devi fare tre per andare eventualmente ai supplementari, te devi scoprire ancora di più. Devo ribere, se no sentiva... Ah, è questa. C'ho i botte di calore, manco fossi una che va a menopausa, ragazzi miei. Ah, aspetta. Quindi loro si sono scoperti di più. Dal momento in cui si sono scoperti di più, appena rientrati in campo ci abbiamo avuto possibilità, un paio di occasioni da rete importanti. Poi, ragazzi, sono arrivati è arrivato il primo gol del Borca Majoral e poi, vabbè, il gol del pareggio, ed è arrivato anche il secondo. Sto cercando di ricordarmi il primo gol, la spizza, Karsdorp, sbibin bin bin, sta palla che il difensore cerca di rilanciare, Borca Majoral di capoccia che la butta dentro. Il secondo me lo so completamente scordato. Leggo su assist di... Ah, ok, sì, anche il secondo gol. Raga, no, veramente, Borca Majoral tra alti e bassi, diciamoci la verità, perché ci stanno
dei momenti in cui sembra particolarmente discontinuo, però dei momenti in cui, ragazzi, soprattutto anche in Europa League, quando sta in palla si rivela un attaccante importante per noi e deve ancora crescere dal punto di vista della continuità. Io spero che lo faccia, perché noi puntiamo parecchio su De Lui. Io stesso quando è arrivato ho detto, a me onestamente piace come attaccante, è un profilo... Se questi se lasciano andare, ragazzi miei, comunque questi ogni volta avranno fatto 75 se non 80 simulazioni ogni volta. Io non ho capito che cosa vi dice la capoccia. Vabbè che Bruno Perez è un brocco che ti appoggia la manina, ma ti sei lasciato andare troppo violentemente e di conseguenza non te possono fischiare un calcio di rigore del genere. Prima quell'altro ha fatto 8 simulazioni, l'hanno ammonito una volta sola. Dicevo, dobbiamo fare attenzione in vista anche della partita con Napoli, regà. Sono preoccupato, perché queste sono forze che noi abbiamo sprecato. Il Napoli è fuori dalle coppe, dalle competizioni. Ce la giochiamo in casa all'Olimpico. Però voi capite bene che il Napoli sta affrontando un ottimo momento di forma, soprattutto per quel che abbiamo visto, no? Contro il Milan. Quindi ci avranno la ventata positiva di quella vittoria e vorranno approfittare anche di queste forze, di questa trasferta che noi abbiamo dovuto affrontare. Quindi io è normale, sto anche pensando ovviamente eventualmente al quarto di finale di Europa League e a chi potremmo eventualmente beccare. Non sarà facile provare ad arrivare in fondo, ma io ci voglio assolutamente, ci devono assolutamente provare, se non me incazzo. Poi posso anche uscire dalla competizione, ma lo voglio fare a testa alta. Non voglio vedere figure del merda e non voglio vedere la squadra che a tratti, come ha dimostrato quest'anno, devo ribeve, prende imbarcate psicologiche pazzesche. Allora, ho strippato quando ho visto Kumbulla e Ibañez che si sono piedi a capocciate. Ho detto, Fazio Juan Jesus in Europa League non ce li abbiamo praticamente, perché Fonseca l'ha messi fuori lista. Dico, qua va a finire male, cioè va a finire che ci vado veramente io a giocare a difensore centrale. Mi ha fatto piacere rivedere Calafiori in campo, un calciatore che onestamente spero rinnoverà, perché secondo me è un calciatore molto molto importante. E volevo aggiungere un'altra cosa sui singoli, vediamo se mi ricordo. Paolo Lopez, ragazzi miei, nota di merito anche quest'oggi. Parate in realtà abbastanza semplici, però quando il portiere, sul gol secondo me non c'entra assolutamente nulla, quando il portiere si fa trovare pronto in quei break della squadra avversaria, guarda che molopiamo, ma mi ha fatto un miracolo pazzesco, ragazzi, ci ha messo la mano, grande. Di solito la cupo, invece sto giro è andata dritta, non lo so per quale motivo. Di solito dico una cosa, mano di richiamo, bravissimo, guardate tanto la levata. Ragazzi miei, veramente complimenti a Paolo Lopez, ripeto, quando c'è stata critica sono il primo a farlo, ma oggi secondo me l'atteggiamento di Fonseca e anche la bravura di Paolo Lopez hanno pagato. Borja Mayoral, la scelta perfetta, e deve diventare titolare. Io darei ancora ovviamente possibilità a Dzeko, soprattutto nella partita con Napoli, visto che ha più esperienza. E per il resto, ragazzi, comunque una partita ordinata da parte di tutti, sono veramente contento! Dai! Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti e due i canali, tutti e due i canali, profili social, Instagram, compreso tutti in descrizione, contenuti consigliati, ciao! Domani live reaction, domani reazione sorteggi, domani grosso, domani di tutto e di più, ciao! Ciao!